Buongiorno a tutti. Con questo breve video si vuole dare un'introduzione all'utilizzo di Pandat. Questo lavoro è stato effettuato dopo aver seguito il training della Computer. Il corso si è sviluppato in due moduli. Il primo riassume brevemente il software e le sue parti. Il secondo presenta il modulo della precipitazione più nel dettaglio. Infine, si sono svolti degli esercizi per mostrare alcuni trucchi nell'utilizzo del programma, che verranno riportati in un tutorial a parte. Pandat è un software di integrazione computazionale sviluppato sulla base dell'approccio Calculation of Phase Diagram. Permette di calcolare diagrammi di fase multicomponente ed effettuare simulazioni delle proprietà delle leghe considerate. Possiede un robusto motore di calcolo termodinamico, un'interfaccia intuitiva e una funzione di modifica delle tabelle post-calcolo, che consente all'operatore di tracciare vari tipi di grafici. È composto principalmente da 5 moduli, tutti basati su appositi database. Pan Phase Diagram, che calcola le proprietà termodinamiche e i diagrammi di fase, Pan Precipitation, che simula le precipitazioni delle varie fasi, Pan Optimizer, che migliora la termodinamica della simulazione attraverso dati sperimentali, Pan Diffusion, attraverso il quale si possono ottenere simulazioni di diffusione, Pan Solidification, che simula la solidificazione attraverso dati sperimentali. Queste principali caratteristiche sono riportate schematicamente nella slide che stiamo osservando. Il software, dopo aver ricevuto il comando, utilizza l'apposito modulo di calcolo per restituire tabelle e grafici. I dati in input vengono elaborati utilizzando opportuni database degli elementi. L'interfaccia grafica rende l'utilizzo del software intuitivo e i principali componenti sono il menu, situato qui in alto, che fornisce la possibilità di eseguire comandi sulla finestra attiva e altre operazioni generali come l'apertura e il salvataggio di un file dell'area di lavoro. Il menu è sensibile al contesto, ovvero attiva solo i comandi pertinenti. Successivamente si trova la barra degli strumenti, dalla quale è possibile compiere numerose azioni, come salvare, editare grafici e tabelle, inserire testo sui dati elaborati in output e altro. La finestra di esplorazione, situata qui sotto, rende visibili tutte le aree di lavoro aperte con i relativi database utilizzati. Dall'immagine si vede la classica struttura ad albero. La finestra delle proprietà permette di visualizzare i dettagli costruttivi e modificarli, come ad esempio grandezza del testo, spaziatura degli assi, colori e altro. All'interno della visualizzazione di lavoro è presente invece il dato in output che viene restituito da Pandat dopo aver effettuato i calcoli necessari. Questo grafico è ulteriormente modificabile attraverso la finestra proprietà oppure la barra degli strumenti. È possibile visualizzare anche più di un grafico in contemporanea. Infine è presente la barra di stato. Quando il puntatore si trova all'interno della finestra del grafico, le coordinate sono mostrate in questa barra. L'ambiente di lavoro deve essere scelto al lancio tra i vari modelli disponibili e permette all'operatore di effettuare i calcoli e visualizzare i risultati. All'interno dello stesso ambiente è possibile inserire vari moduli, semplicemente utilizzando il comando Add a new project. Si può salvare il workspace creato in modo da poter riprendere la simulazione in momenti successivi al lancio. Non è però possibile creare un nuovo ambiente di lavoro senza chiudere quello vecchio. Considerando il modulo Pan Phase Diagram, la rappresentazione dei diagrammi di fase è tipicamente mostrata in piani, grafici 2D, che vengono estratti da un prisma sezionando in modo orizzontale, ottenendo rappresentazioni isoterme, o attraverso un piano verticale, ottenendo rappresentazioni isoplete. Quando si considerano più di due elementi, è possibile ottenere la superficie del liquido e la sua proiezione. Queste superfici cambiano in base alla composizione della lega e alle sue fasi. Il grafico 3D si può anche ruotare. Si può ottenere infine anche la curva di solidificazione, che permette di determinare la frazione di fase solida in base alla temperatura. Questo calcolo può essere effettuato mediante l'utilizzo di due modelli. La regola della leva, secondo la quale è presente diffusione completa sia nella fase liquida che in quella solida, e il modello di Shile, di non equilibrio, secondo il quale non è presente diffusione nella fase solida. Il grafico è personalizzabile aggiungendo i nomi delle fasi
o i valori di determinati punti in modo da descrivere meglio i risultati ottenuti. Dalla figura si vedono bene i passaggi di fase.